oggi vi facciamo vedere una ricettina dolce davvero squisita, molto autunnale, quindi perfetta per questa stagione. Abbiamo fatto delle brioche lievitate, quindi proprio morbide e soffici, con un ripieno di marmellata alla zucca. Questa marmellata l'abbiamo presa da Vegano Bio, vi lasciamo come sempre tutti quanti i link nella descrizione e iniziamo subito con la ricetta. Iniziamo per prima cosa a fare l'impasto delle nostre briochine, quindi andiamo a mettere in una bella ciotolona la nostra farina integrale. Nello specifico, dato che ce lo chiedete sempre, abbiamo utilizzato questa di Girolomoni, l'abbiamo presa su Vegano Bio, trovate tantissime farine, questa è quella di grano tenero appunto integrale. Andiamo ad aggiungere lo zucchero di canna, il lievito, noi abbiamo utilizzato quello secco, va bene anche quello fresco, e iniziamo a mettere il latte. Noi abbiamo utilizzato il latte di soia, che è quello che vi consigliamo perché tra i latti vegetali contiene la lecitina, che aiuta a legare bene l'impasto e a dargli più elasticità. A questo punto andiamo ad aggiungere il sale e l'olio. Se volete potete aggiungere al posto dell'olio d'oliva l'olio di semi, l'impasto verrà un po' più delicato, altrimenti olio d'oliva come abbiamo fatto noi, come sempre, mi raccomando, extravergine. Dopo aver dato una prima mescolata con un cucchiaio, inizio ad impastare a mano e qua ci spendo qualche minuto perché l'impasto dovrà proprio legarsi, dovrà iniziare a diventare bello elastico. Impastiamo bene fino ad ottenere un composto bello, elastico, omogeneo e non appiccicoso, quindi se vedete che si appiccica un pochino alle mani mettete una spolverata di farina, ma mi raccomando non esagerate. Il nostro impasto è pronto, come vedete è bello morbido, bello elastico, a questo punto gli diamo una forma tondeggiante, un po' regolare. E lo possiamo mettere in una ciotola che ho leggermente oliato, chiudiamo con la pellicola e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Come vedete il nostro impasto ha raddoppiato, adesso questa pagnottella la andiamo a dividere in quattro, che saranno le nostre quattro ciambelline girelle, e ogni porzione la andremo adesso a stendere in un rettangolo. Possiamo mettere la nostra marmellata di zucca, questa è di Biosol Natura, è una confettura biologica davvero squisita, come vedete tra gli ingredienti che sono ottimi c'è tantissima zucca, il 70%, e poi succo di limone, zucchero di canna, cannella e anche del peperoncino, quindi una marmellata davvero molto particolare. Spalmiamo a questo punto qualche cucchiaiata di marmellata sul nostro rettangolino di pasta e la andiamo a uniformare bene su tutta la superficie, così. A questo punto arrotoliamo per il lato più lungo e possiamo dividere il nostro rotolino a metà. Vi consiglio di utilizzare per questo passaggio un coltello ben affilato e tagliare con delicatezza perché essendoci all'interno la marmellata il rotolino è un po' delicato. Una volta fatto questo possiamo intrecciare le due parti del rotolino che abbiamo tagliato, facendo attenzione a mantenere i tagli verso l'alto. Ottenuta questa bella treccia non ci rimane quindi che arrotolarla su se stessa. Completo in bellezza con un cucchiaino di marmellata al centro, sembra quasi un fiore, guardate che belle! E possiamo lasciare lievitare tutto ancora 30 minuti circa. Dopo 30 minuti questo è il risultato, guardate che meraviglia, le nostre brioche sono raddoppiate, sono stupende. Io completo con qualche granellino di zucchero di canna. Inforniamo a 180 gradi.
Le nostre brioche sono uscite dal forno, guardate che meraviglia, sono lievitate tantissimo e sono davvero sofficissime e morbide. Le brioche hanno cotto in forno circa 20-25 minuti. Mi raccomando, fate attenzione, guardate bene il fondo perché bruciano in un attimo. Quindi fate attenzione, aprite e quando le vedrete belle dorate, allora le potete togliere. Vi ricordo i link a Vegano Bio, dove abbiamo preso la marmellata di Biosol Natura, dove trovate tantissimi altri gusti e tantissimi altri prodotti. Trovate tutto quanto sotto nella descrizione. Come vedete già una è stata praticamente decimata tra me e Federica là dietro, che ci sto sempre io a mangiare, ma mangia anche Federica e sono la fine del mondo, sono buonissime. Davvero davvero buone, molto molto semplici però super aromatiche. Ricordano un po' tipo quei dolci di Natale, proprio natalizi, invernali, buone. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!